c'è un contratto scaduto da 4 mesi, i lavoratori reclamano, giustamente, lei pure ha detto che occorre valorizzare la funzione del docente, fare di tutto perché si applichino degli stipendi adeguati, e questo sinora non è avvenuto, non dipende sicuramente dal Ministero né dal Ministro, però cosa possiamo dire? Possiamo dire che noi dobbiamo parlare di personale della scuola, perché non dimentichiamoci il personale anche amministrativo che svolge un ruolo importantissimo. Dobbiamo anche pensare a una cosa, che noi in finanziaria abbiamo comunque rimesso in ordine una situazione, se non fossimo intervenuti avrebbe creato addirittura un abbassamento degli stipendi. La cosiddetta perequazione. Esatto, per evitare quello che avrebbe poi condizionato anche la posizione stipendiale e salariale dal 1 gennaio 2019 in avanti. C'è una possibilità che nei prossimi 2-3 anni si vada oltre alle cifre indicate nel DEF appena presentato dal governo? Intanto nel DEF io ho fatto inserire proprio una frase che così obbliga un po' il governo a riflettere anche sotto questo aspetto. Allora, il 17 maggio ci sarà uno sciopero, lei ha incontrato i sindacati, non è sembrato ai sindacati convincente quello che è stato proposto dal Ministero, cosa pensa di questo sciopero? Io penso che lo sciopero è un diritto dei lavoratori, e che quando ci sono delle manifestazioni di questo tipo è giusto ascoltare e riflettere sulle ragioni e le motivazioni. Noi siamo qua per cercare di servire, perché il ministro serve proprio per andare incontro al miglioramento e ai bisogni dei nostri cittadini. In questo caso la nostra scuola è importantissima e fondamentale. Per questo dobbiamo però trovarlo insieme, considerando anche le possibilità che si hanno, perché se fosse per il ministro non si farebbe neanche lo sciopero, andrebbe veramente incontro alle richieste dei lavoratori della scuola, dei lavoratori dei sindacati.